Ciao ragazze, bentornate e oggi vi parlerò un po' degli acquisti che ho fatto ultimamente e non di Lush. Allora, iniziamo con la cipria, perché Lush comunque produce anche dei cosmetici, produce ombretti, eyeliner e anche quello che viene definito pigmento concentrato, che è un fondotinta. Io nel periodo dei saldi ho acquistato la cipria Vibrazioni Emotive, che è una cipria semipermanente e toglie naturalmente il lucido e fissa la base colorata o il fondotinta che decidiamo di mettere, e devo dire che è ottima. Solo 20 grammi di prodotti, è vegana. Però questa scatolina non rientra nel Back to Lush, naturalmente non è testata sugli animali, ma ha un piccolo problema: non ha il dosatore, per cui io l'ho travasata nel dosatore di Neve Cosmetics, che vendono anche a Roma. Vi lascio il link del negozio dove l'ho comprato. Appunto, c'è il dosatore e si dosa. Sembra troppo rosata, però comunque è semitrasparente e devo dire che è ottima. Poi vabbè, non ha schifezze come le altre ciprie, per cui io mi ci trovo veramente bene. Poi questo fa parte dei miei primi acquisti, ed è Sballa con me, ed è un gel doccia che sa di agrumi e tequila, buonissimo, dolcissimo, con il quale io mi trovo veramente bene, però è andato fuori produzione. Infatti dice edizione limitata, ci sono 250 grammi di prodotto ed è veramente buono e mi dispiace che lo abbiano tolto dalla produzione. Però questo qua comunque dice che se lo portiamo in bottega, dice riportaci questo tappo e lo ricicleremo per te. Quindi alla fine vedrò come organizzarmi, cioè se gli porto tutta la boccetta o solo il tappo, vediamo cosa mi dicono. Poi ho acquistato anche Atollo 13, che è uno scrub per il corpo, che se lo vedete, non so se si vede, ma è blu puffo. E la cosa bella è che comunque ha dei granuli all'interno e quando ci facciamo la doccia, questi granuli si sciolgono e quindi diventa un bagno doccia, un gel doccia. E devo dire che funziona, perché io sulla schiena avevo dei puntini rossi, e quindi utilizzando questo, ormai lo utilizzo da 2 mesi, per cui ne ho fatto un uso veramente intensivo, contando che comunque lo utilizzo ogni volta che mi faccio una doccia, e devo dire che questi puntini me ne stanno andando. E ci sono 330 grammi di prodotto. Io non mi ricordo tutti i prezzi, per cui ve li lascerò sotto nell'info box. Mi ricordo soltanto che la cipria l'ho pagata la metà e costava 16 euro, io l'ho pagata 8. Quindi per 20 grammi di prodotto mi è andata anche bene. Poi mi hanno convinta ad acquistare il loro struccante, Non ti scordar di me. 45 grammi di prodotto, non ha un buon odore, è molto oleoso, è presente del miele, non è molto adatto a chi ha una pelle mista o grassa, però io comunque, avendo una pelle mista, lo utilizzo e non mi ha creato problemi, perché subito dopo io applico il tonico. Comunque strucca veramente, e l'ho acquistato verso dicembre,
o gennaio, e devo dire che prima lo giudicavo male perché non avevo capito come usarlo. Poi alla fine l'ho capito. Cioè lo prendo con le dita, me lo spalmo in faccia, o perlomeno lo uso soprattutto per gli occhi, perché in faccia, avendo una pelle mista, non mi piace molto utilizzarlo, anche perché lascia la pelle unta nel momento in cui lo applichiamo. Poi vabbè, basta sciacquarlo col latte detergente e l'unto se ne va, però comunque mi dà fastidio la sensazione sul viso. Dopo lo struccante utilizzo acqua di vita, che è il tonico ed è presente in due quantità, anche lo struccante, però non mi ricordo bene. E, acqua di vita è presente sia a 100 grammi, che quello che ho io, sia a 2,50. Quello da 100 grammi costa 7 euro, che è tanto, mentre quello da 2,50 costa 12 euro. Devo dire che mi ci trovo veramente bene, fa quello che deve fare, uno struccante, ed è vegano, anche lui è vegano. Va spruzzato sul viso per rinfrescare o su un batuffolo di cotone per rimuovere i residui di detergente. E fa quello che deve fare, è ottimo veramente. Poi, non so perché mi ricorda il mare. Sì, mi fa pensare al mare. Non lo so perché. Poi ho acquistato questo detergente per il viso che puzza. Puzza veramente. Si chiama Erba Libera. Sembra in effetti un panetto di erba. E devo dire che puzza perché c'è l'ortica. Perché è un detergente purificante per il viso. Infatti a me l'hanno consigliato perché comunque a me escono comunque tanti punti neri, tanti, veramente tanti, soprattutto qua sugli zigomi, è una cosa che io non sopporto, sono antiestetici, sono orribili. E quindi mi hanno consigliato questo perché comunque purifica il viso, rimuove gli eccessi oleosi con argilla e fa un leggero scrub che mantiene il viso fresco e pulito. Va usato tutti i giorni. Comunque va stemperato un pezzetto delle mani e poi lo si applica al viso con movimenti rotatori. E comunque quando ce l'applichiamo sul viso sembriamo Hulk, perché è verde e puzza, però la puzza non rimane sul viso. Non è una di quelle puzze che rimangono, però non rimane, e almeno è un lato positivo. Qua ci sono 100 grammi di prodotto e ha una scadenza breve, perché qua c'è scritto comunque che è stato confezionato il 5 di marzo, consumare entro il 4 di maggio. Consumarlo lo consumo, però ha una scadenza molto breve rispetto ad altri prodotti. Poi, per i capelli, perché io ho i capelli rovinati da tinte, piastre, trattamenti per togliere il crespo, io li ho rovinati, li ho veramente rovinati. Quindi mi sono fatta consigliare e ho acquistato Dolce Metà, che è uno shampoo con il 50% di miele, quindi ha un profumo molto dolce, veramente dolciastro, e infatti il miele è al primo posto nell'inci, dovrebbe dare volume e nutrire i capelli. Io ancora non l'ho provato perché domani mi andrò a fare la tinta e quindi tra 2 giorni vi saprò dire se funziona o non funziona, però comunque sembra promettere bene. L'odore mi piace tanto, cioè io amo il miele, me lo mangerei. E poi come balsamo, visto che ho finito sia shampoo che balsamo, ho detto vabbè, diamo questa botta al mio portafoglio e compriamo shampoo e balsamo di Lush. E ho preso Shining, 250 grammi di prodotto, ed è un balsamo
con gel di alghe per ammorbidire i capelli senza appesantirli, limone fresco per farli splendere, lavanda e rosmarino per il cuoio capelluto. È vegano e mi sembra che anche lo shampoo sia vegano. Comunque mi sembra che la maggior parte dei prodotti che ho sono vegani. Sicuramente Atollo 13 è vegano. Quindi questo balsamo non ha un odore così forte. Non saprei dirvi. Non, io l'odore non lo sento, veramente. Non riesco a capire di che. Sento il rosmarino e il limone. Ma speriamo bene. Vabbè, comunque si applica come un normalissimo balsamo, lo mettiamo nei capelli e lo risciacquiamo. E poi basta. Ah sì, l'ultima cosa che ho acquistato, ma che mi sono pentita subito di aver acquistato, è questo lavadenti splendente. Praticamente sono delle pasticchine che vanno messe in bocca e vanno masticate con gli incisivi, è una cosa che mi fa senso. E poi lavare i denti normalmente, perché comunque fa schiuma questa pasticchina. Cioè sì, la pasticchina è così. Non so se la vedete. È una pasticchina piccolina, però comunque il sapore mi fa schifo perché c'è dentro il limone, pompelmo, pepe nero e sale. A me fa schifo. Le dovrò finire perché comunque sono soldi spesi, ma non le ricomprerei mai più. Mai, mai, mai più. È simpatico perché comunque c'è l'immaginina dei baffi, dei denti coi baffi. È simpatico, però comunque non lo comprerei mai più. No, no, soldi buttati proprio. Ah, e poi l'ultima volta che sono andata a passargli un po' di soldi, mi hanno, visto che comunque i miei capelli sono ricci in teoria e sono anche rovinati, mi hanno fatto un campioncino di crine tempestose, che è praticamente uno styling per i capelli. Allora, questo va applicato con i capelli bagnati, umidi, sulle lunghezze. E comunque dicono che ha un buon effetto per i capelli, che li rende ricci, che non li fa sembrare stoppa. Però io comunque io ho il terrore di applicare qualcosa che io non posso poi risciacquare perché sono rimasta scioccata dalle spume. Chi ha i capelli ricci lo sa perfettamente, le spume hanno rovinato i nostri capelli perché comunque sono piene di schifezze, non si sciacquano, alcune rendono i capelli veramente solidi, cioè non so come spiegarvelo. Non sono morbidi, cioè se io faccio così con la spuma il capello non torna su, cioè rimane là. E li dovevo lavare praticamente ogni giorno, se non ogni giorno, ogni due. E veramente me li hanno rovinati, mi hanno fatto uscire la forfora. Poi vabbè, smettendo di utilizzarla questi problemi se ne sono andati, però comunque gli effetti si vedono ancora. Va bene, i miei acquisti di Lush sono finiti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!